Buongiorno a tutti. Permettetemi di presentarmi. Sono il logo dell'Istituto Confucio dell'Università di Torino. La mia storia, come la storia di tutti gli istituti Confucio, nasce in Cina. Lungo è stato il viaggio per arrivare fino a qui, ma ne valsa la pena. Ho trovato una città bellissima che mi ha accolto calorosamente. Guardate, questa è Torino, la prima capitale d'Italia, una grande città industriale e un importante centro culturale. Ecco, l'Università degli Studi di Torino. Ha 600 anni di storia. È perfetta per l'Istituto Confucio. Gli istituti Confucio sono enti no profit per la diffusione della lingua e della cultura cinesi nel mondo. Sostenuti finanziariamente da Hanban, l'Ufficio Nazionale per l'insegnamento del cinese come lingua straniera affiliato al Ministero dell'Istruzione Cinese, gli istituti Confucio vengono creati nei vari paesi grazie a un accordo di cooperazione fra un'università cinese e un'università del paese ospitante. L'Istituto Confucio dell'Università di Torino è nato nel 2008, frutto della cooperazione fra la East China Normal University di Shanghai e l'Università degli Studi di Torino. Ecco il professor Gianmaria Iani, rettore dell'Università degli Studi di Torino e presidente dell'Istituto Confucio. L'Università di Torino è una delle più antiche università d'Italia. Fu fondata nel 1406. Lo stesso anno in cui fu iniziato il lavoro per costruire la città proibita di Pechino. L'università lavora molto e intensamente con l'Istituto Confucio. Attorno all'Istituto Confucio ci sono molte attività, il corso di laurea in lingua cinese che ha centinaia di iscritti, molti progetti di ricerca in materia economica, giuridica, nelle scienze naturali. Quindi io non posso dirmi che soddisfatto della cooperazione che abbiamo con l'Istituto e con i direttori e con tutto lo staff. L'Istituto Confucio ha sede nell'antico Palazzo del Rettorato, dove dispone di uffici, aule e di una piccola biblioteca. L'organigramma dell'Istituto prevede due direttori, uno di parte italiana nominato dall'Università di Torino e uno di parte cinese, nominato dalla East China Normal University. Seguiamo il nostro saggio per comprendere quali sono le attività dell'Istituto Confucio. Dice il saggio, studiare e mettere in pratica la lingua cinese, non è questa una vera gioia? L'Istituto Confucio offre corsi di lingua cinese per tutte le età e per ogni livello. In sede organizza corsi pomeridiani per i più piccoli e corsi serali per adulti e ragazzi. Lavorando in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, l'Istituto Confucio dell'Università di Torino ha portato avanti un progetto di insegnamento della lingua e della cultura cinese nelle scuole di ogni ordine e grado. Il protocollo tra l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, l'Istituto Confucio e l'Università di Torino nasce proprio dal rispondere alle esigenze e alle istanze che pervenivano dal territorio e dalle scuole dirette alla realizzazione di un curriculum plurilingue orientato sulla lingua e cultura cinese. Nel 2013, in due di queste scuole in cui la lingua cinese è curricolare ormai da diversi anni, l'Istituto Confucio ha aperto delle sezioni, chiamate Aule Confucio. Si tratta del Liceo Linguistico Internazionale Carlo Botta di Ivrea e del Liceo Linguistico Internazionale Grazia Deledda di Genova. L'Istituto Confucio ha sviluppato un manuale di lingua cinese in 9 piccoli volumi, dal titolo Io sono. La ragione per cui abbiamo deciso di pubblicare questa serie di volumi che abbiamo intitolato Io sono è legata al fatto che quando abbiamo pensato di introdurre il cinese nelle scuole elementari, per i ragazzini non c'era nulla in italiano
e soprattutto non c'era nulla che corrispondesse alla filosofia del nostro intervento. L'idea non era e non è quella che i ragazzi di necessità acquisiscano una grande competenza del cinese, ma ci interessava invece che aprissero gli occhi su un mondo diverso, su una cultura importante, nella cultura complessiva dell'umanità. Per sostenere questo grande progetto didattico, l'Istituto dispone di docenti italiani con formazione specifica nella didattica del cinese come lingua straniera e di docenti madrelingua provenienti dalla East China Normal University, specializzati nell'insegnamento del cinese come seconda lingua. Provvediamo ogni anno a corsi di formazione e aggiornamento. Per offrire dei buoni corsi, dobbiamo avere dei buoni maestri. 你现在在哪个大学上学？哦，大学的名字，我有两个大学，华师大，或者师范大学，还有杜林大学。Nel 2011, grazie al contributo dell'Istituto Confucio, è stato inaugurato il programma di studi binazionale Joint Master Degree Program for Teaching Chinese as a Second Language. Il progetto prevede un anno di corso in Cina presso la East China Normal University, dove gli studenti conseguono il titolo di master, e un anno di studi presso l'Università di Torino, dove conseguono il titolo di laurea magistrale in lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa. Dice il saggio: studiare il cinese e fare l'HSK, non è questa una vera gioia? L'Istituto Confucio è sede delle certificazioni internazionali di lingua cinese, l'HSK, Chinese Proficiency Test, il YCT, Youth Chinese Test, e il BCT, Business Chinese Test. Ogni anno offre corsi gratuiti per la preparazione di questi esami agli studenti dell'Università di Torino. L'istituto organizza sessioni di esami di certificazione presso la sua sede, presso le scuole con cui collabora e inoltre presso l'Università Core di Enna e l'Università degli Studi di Sassari. Buongiorno, tu hai fatto l'HSK? Il Chinese Proficiency Test? Sì, ho preso sia l'HSK3 che l'HSK4. Con il primo ho vinto una borsa di studio per un semestre alla Huadong di Shanghai. E mentre lì ho superato l'HSK4 e adesso sono tornato a Torino per finire gli studi e non vedo l'ora di tornare in Cina. E tu? Anche tu hai fatto l'HSK? Sì, l'ho fatto. Ho vinto la HSK 5G考试, Xinzai Xian Shen Jin, HSK Liu Xue Jiang Xue Jin. Ho conosciuto un paio di amici che hanno studiato l'anno scorso. Perché hanno ottenuto HSK Liu Xue Jiang Xue Jin. Sono molto felice. Dicono che attraverso studiare Hanyu in Cina, possono migliorare il loro livello di Hanyu e conoscere la storia cinese e la cultura. Ho trovato quell'esperienza molto interessante e molto significativa. Quindi spero di avere l'opportunità di studiare Hanyu. Ogni anno, tramite gli istituti Confucio, l'Ufficio Nazionale per l'Insegnamento del Cinese come Lingua Straniera Hanban offre borse di studio per un soggiorno in Cina della durata di 6 mesi, 1 anno e 2 anni, agli studenti maggiori di 18 anni che presentano un buon curriculum di studi e dei buoni risultati HSK. Mentre ai ragazzi delle superiori, che hanno superato brillantemente l'HSK, offre un summer camp di 2 settimane presso un'università cinese. 去年我获得了 HSK 的江水晶冰除了北京。上午我参加韩语的课程，下午我做很多的活动，比如说兼职打气球和画画。我想再去一次。 Dice il saggio. Studiare cinese e partecipare al Chinese Bridge. Non è questa una vera gioia? Ogni anno l'Istituto Confucio prepara i ragazzi delle scuole superiori e dell'università per il Chinese Bridge, una competizione su scala mondiale basata sulla conoscenza della lingua cinese,
in cui i concorrenti si esibiscono con performance artistiche di canto, ballo e recitazione. Nel 2012, Giulia Cipollone e Margherita Maestripieri del Liceo Deledda di Genova hanno vinto la gara mondiale. Dice il saggio: attraverso la cultura incontrerai nuovi amici. L'Istituto Confucio dell'Università di Torino promuove numerose iniziative volte a diffondere la cultura cinese, con l'obiettivo di raggiungere ogni tipo di pubblico. Nelle scuole l'Istituto organizza laboratori di calligrafia, di costruzione di aquiloni e di carta intagliata. A Torino ha lanciato l'Angolo Confucio, un appuntamento settimanale aperto a tutti, con conferenze dedicate a varie tematiche inerenti la Cina, dalla letteratura all'attualità, dalla storia alla politica alla filosofia. Invita docenti di chiara fama e personaggi di spicco del mondo culturale cinese, sia per tenere conferenze di divulgazione rivolte al grande pubblico, sia per lezioni specialistiche riservate al mondo accademico. Ha inaugurato a Torino e nella regione Piemonte mostre d'arte di artisti cinesi e di artisti italiani che si ispirano alla tradizione cinese. Infine, ha portato a Torino concerti e spettacoli cinesi, tra cui ricordiamo il bellissimo padiglione delle peonie nella cornice di Villa della Regina. Dice il saggio: per una buona società preziosa è l'armonia. L'Istituto Confucio dell'Università di Torino lavora in sinergia con i dipartimenti dell'università, le istituzioni e gli enti locali per promuovere la conoscenza della Cina a Torino e di Torino in Cina e per rafforzare i rapporti dell'università, della città e del territorio con la Cina. La Cina entra ogni giorno nella nostra casa e la Cina è sempre di più un interlocutore importante per le nostre esportazioni, per i nostri investimenti, per lo sviluppo della nostra economia. Avere rapporti con l'Asia e con la Cina è dunque essenziale. Lo è per l'Europa, lo è per l'Italia, lo è per una grande città come Torino, che è la seconda area di esportazione dell'Italia, che è un centro di eccellenza dell'innovazione, della ricerca e della tecnologia, che è una grande capitale di cultura. E anche a Torino sono cresciute istituzioni e soggetti che si occupano di Cina e di Asia. Penso all'Istituto Confucio, nato nel 2008 dalla cooperazione tra l'Università di Torino e una delle principali università di Shanghai. È un ponte essenziale e prezioso nelle relazioni tra Italia e Cina, non soltanto sul fronte accademico e universitario, ma più in generale per contribuire alla conoscenza del continente asiatico, alla conoscenza della Cina e per costruire quella intensità di relazioni e di scambi che sono essenziali perché Torino possa cogliere tutte le opportunità che la Cina e l'Asia offrono e offrire alla Cina e all'Asia la possibilità di conoscere Torino e assumere Torino come un interlocutore della propria attività e della propria espansione in Europa. Importante inoltre il lavoro dell'Istituto a sostegno dell'integrazione della comunità cinese a Torino. Nel 2013 ha partecipato al progetto L'Aquila e il Dragone, finanziato dalla Comunità Europea e sostenuto dal Ministero dell'Interno italiano e finalizzato a promuovere l'integrazione della comunità cinese nei territori di Torino, Cornè e Barge. Numerose le felici cooperazioni e sinergie dell'Istituto Confucio con le istituzioni culturali e gli enti locali, come il Museo di Arte Orientale, le biblioteche civiche e l'ente del turismo della città. Come ente del turismo della città di Torino noi crediamo molto nel target e nel turista cinese e per questo ci stiamo preparando per accoglierli nel 2015 quando le previsioni dicono saranno molto numerosi. Per cui abbiamo insieme all'Università e all'Istituto Confucio creato una collaborazione, un accordo attraverso il quale abbiamo già iniziato dei corsi di formazione nei nostri uffici di accoglienza turistica presso gli operatori che si occupano di turismo. Quante cose abbiamo fatto e pensare che sono nato soltanto pochi anni fa. Guardate che bella festa abbiamo organizzato nel 2013 per i 5 anni di attività. Ecco,
Questa è la storia dell'Istituto Confucio dell'Università di Torino. Spero vi sia piaciuta e soprattutto spero di incontrarvi presto alle lezioni, alle conferenze, agli eventi. Siete tutti benvenuti!